La parola al consigliere Fichera. Grazie, grazie. Esordisco dicendo al consigliere Ciponte che in ogni caso i consiglieri saranno invitati a queste riunioni, per cui questo è da tenere in considerazione in rapporto alla richiesta da lui formulata. Quindi c'è già un coinvolgimento per il quale in commissione abbiamo fatto un pochino di pressione. I consiglieri saranno tutti quanti invitati ufficialmente, poi ognuno sarà libero di decidere se vorrà o potrà partecipare a queste riunioni. Io invece vorrei spostare un attimino il ragionamento su quello che sarà poi l'obiettivo di questa consulta, e noi dobbiamo capire, e lo capiremo tra un po' di anni, se questa consulta funzionerà oppure no. E la sfida, secondo me, si gioca nell'ambito della decisione della volontà di svincolare questa consulta da quelle che sono e sono sempre state forzatamente i condizionamenti un pochino ideologici, e quei condizionamenti che spesso accompagnano queste iniziative. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che mi riferisco ad esempio alla sfida che ha lanciato il Presidente del Consiglio Mellace in Commissione, nel senso che noi speriamo che questa consulta produca delle iniziative, degli argomenti verso i quali i cittadini si possano affezionare, l'attenzione al risparmio idrico, un argomento importantissimo, e poi produca con una ottima propaganda in città e divulghi queste opinioni, queste prese di coscienza ai cittadini. Ma tutto ciò deve avvenire sotto una veste, sotto un logo, il logo della consulta stessa, che raccoglierà insieme persone che la pensano anche in modo diverso, perché ci saranno sensibilità eterogenee a far parte di questa consulta come componenti. Quindi la sfida è proprio, si gioca, qualcuno ha lanciato anche in modo così un pochino provocatorio delle illazioni. C'è stato anche un paragone che io non voglio fare, quello dei comitati di quartieri, dove si ipotizza che queste consulte, questi organismi siano comunque volti ad un ulteriore controllo dell'amministrazione verso il territorio e verso quello che viene appunto fatto. Non deve essere così, la sfida deve essere proprio al contrario, quella di comprendere e raggruppare persone che hanno a cuore il tema dell'ambiente, lo hanno pensandolo in modo diverso anche politicamente, e quindi svincolandosi dalle logiche dei partiti, questa consulta dovrà portare avanti un messaggio. Questo messaggio dovrà appunto, come dicevo, essere divulgato ai cittadini in modo propositivo, sotto un unico logo, quello della consulta stessa. Non mi sembra la soluzione più opportuna quella proposta da Broglio col suo emendamento, perché appunto lui chiede un impegno più rigoroso, ma se ciò avvenisse, se venisse accettato questo emendamento, andrebbe un pochino a mancare quella che è la sfida più ampia che sto cercando di lanciare, quella proprio di far sì che questa consulta, una volta avviata, raggruppi cittadini, lo ripeto, che hanno a cuore il tema dell'ambiente, ma che non siano necessariamente schierati politicamente a sinistra, perché sia chiaro per tutti, lo abbiamo detto in tante occasioni, questi sono argomenti che coinvolgono tutti quanti. Quindi il fatto di eventualmente accettare l'emendamento della Lega potrebbe un pochino essere da ostacolo per questa che ho definito una sfida. Se questa sfida andrà in porto, se quello che mi auguro, quello che ho cercato di spiegare verrà realizzato, vorrà dire che questa sera avremo fatto bene eventualmente a votare a favore e a essere positivi su questa delibera, altrimenti probabilmente avremmo sbagliato, se appunto vedremo che tra alcuni anni sarà soltanto un controllo da parte del centro-sinistra, questa consulta. Grazie per il momento.